Le chiamano famiglie XXL, nuclei familiari extra large, che in Abruzzo si sono ritrovate all'Hotel Club S di Montesilvano per 4 giorni di congresso dell'ANFN, l'Associazione Nazionale delle Famiglie Numerose, costituita nel 2004 e che quest'anno festeggia 20 anni, come spiega Alfredo Caltabiano, presidente nazionale dell'associazione. Cosa si intende per famiglia numerosa? È proprio in questi giorni voteremo una modifica allo statuto, perché oggi per famiglia numerosa si intende la famiglia con almeno 6 componenti, quindi diciamo papà, mamma e 4 figli fondamentalmente, ma aggiungeremo anche il fatto con almeno 3 figli, quindi famiglia numerosa quella con almeno 3 figli. Cosa accadrà in questi 4 giorni? Festeggiamo i 20 anni, ma in realtà oggi più che guardare indietro, questi giorni li usiamo per guardare avanti e nel particolare il fatto di poter testimoniare la bellezza di essere famiglia con più figli. Facciamo questo incontro in cui partecipano tutte le famiglie con ruolo all'interno dell'associazione, dei coordinatori regionali e locali, delle famiglie delegate. E siamo tutti volontari, si fa fatica, si suda, qualche volta c'è qualche momento anche di sconforto, ma vedi anche dei passaggi molto belli e poi quando ti volti le spalle, guardi la strada che hai fatto, dici sì, ne vale la pena. Sicuramente ne vale la pena, però pensiamo anche alle tante difficoltà che ci sono, soprattutto a livello economico. È vero, e tant'è che purtroppo in Italia la nascita di un figlio è la seconda causa di povertà e guarda caso le famiglie numerose sono quelle statisticamente più povere per l'Istat. Sono le più povere economicamente, ma sono le più ricche di relazioni. E comunque la famiglia numerosa riesce a sopperire anche questo fatto attraverso economie di scale e quant'altro, quindi sicuramente riesce a godere molto più di quel poco che ha e soprattutto la famiglia numerosa è una famiglia anche sostenibile anche dal punto di vista economico ambientale, perché comunque fa il car sharing, ricicli, quindi c'è tutta una serie di risparmi energetici e anche un modello che vorremmo anche proporre in questo senso. Elena e Nicola Pergola sono una delle famiglie XXL, avete ricevuto anche il premio 2 cuori e una tribù. Quanti figli avete? Abbiamo 9 figli naturali e in questo momento abbiamo 7 ragazzi in affido in casa famiglia, più un altro ragazzo che ci è stato affidato, un po' più grande, però attualmente vive con noi, quindi 9 più 8, 17. Le gioie sono tantissime e quando ci sono tante gioie ci sono anche tante difficoltà. Come si superano le difficoltà? È vero, abbiamo tanti ragazzi, però se noi li guardiamo uno a uno è molto più affrontabile che se li immaginiamo tutti insieme, sono travolgenti, quindi è sempre un rapporto noi e uno e poi il tutto diventa armonia. La domanda che molti in questo momento si staranno facendo: come fate ad arrivare a fine mese? Questa è una bella domanda, nel senso che ci si arriva, volente o nolente ci si arriva, si fanno risparmi da dove si può fare, si comprano i discount, si passa l'abbigliamento l'uno dall'altro, anche all'interno delle associazioni si attivano delle reti, per cui abbiamo una chat ad esempio dove c'è il passeggino che non viene più utilizzato, viene messo a disposizione, chi ne ha bisogno, io alzo la mano e si gira, quindi alla fine si riesce a sopperire anche attraverso l'auto mutuo aiuto. Si impara a vivere dell'essenziale e ad accontentarsi. Lo sguardo quando si è in tanti non è tanto su quello che non possiamo avere, ma su quello che abbiamo. E quello che abbiamo è tanto, è sufficiente. Quindi basta imparare ad avere questo sguardo e alla fine ce la si fa. E se non ce la si fa ci si accontenta di quello che si può fare.